Oggi è il 1° aprile, è il giorno del pesce d'aprile, è il giorno degli scherzi, è il giorno delle burle, ma cerchiamo di capire perché il 1° aprile viene associato agli scherzi. Beh, intanto citiamo le fonti. Secondo l'Enciclopedia Britannica, l'usanza contemporanea di considerare il 1° aprile come il giorno degli scherzi potrebbe avere origini piuttosto remote, potrebbe avere origini in Francia nella seconda metà del 1500, quando l'editto di Roussillon prima, anno 1564, e poi l'applicazione del calendario gregoriano nell'anno 1582 spostarono le celebrazioni per l'inizio dell'anno dal 25 marzo del calendario giuliano al 1 gennaio. Beh, dopo l'introduzione del nuovo calendario, tutti coloro i quali continuavano a festeggiare l'inizio del nuovo anno nell'ultima settimana di marzo venivano considerati degli stupidi e per questo venivano fatto oggetto di scherzi. In realtà, il 1° aprile come giorno degli scherzi associato alle festività dell'inizio dell'anno sembra avere, questo tipo di associazione, sembra avere un'origine ben più remota rispetto al XVI secolo di cui parlavo precedentemente. In effetti, in Iran, il primo giorno del nuovo anno cade sempre il 1° o il 2 di aprile e farsi scherzi durante questa festa è una tradizione che sembra attestata ben diversi secoli prima dell'avvento di Cristo. In Francia e in Italia il giorno 1° aprile è il giorno appunto del pesce d'aprile, il giorno del poisson d'avril, secondo appunto la tradizione francese. Questo riferimento ai pesci per indicare gli scherzi che abitualmente vengono fatti oggi, l'origine di questo accostamento risulta essere piuttosto incerta. L'Enciclopedia Britannica, che citavo precedentemente, ipotizza che questa sorta di accostamento possa essere in qualche modo correlabile alla associazione del soggetto che viene, come dire, sottoposto allo scherzo, quindi della dabbenaggine di questo soggetto, con la facilità con la quale vengono catturati alcuni tipi di pesce. E tra l'altro la stessa Enciclopedia Britannica cita una tradizione in uso in Francia, ma in uso anche in Italia, che vuole che bambini, compagni di classe, attacchino sulla schiena delle vittime degli scherzi piccoli pesci ritagliati. Per altri invece questo accostamento tra gli scherzi del 1° aprile e i pesci deriverebbe dall'uscita del sole, dalla costellazione dei pesci che avviene alla fine di marzo. Ma lasciando da parte gli scherzi, cerchiamo adesso di entrare nell'argomento che più ci interessa sul versante salutistico, cioè cerchiamo di analizzare il pesce come alimento piuttosto eterogeneo, dotato di straordinarie proprietà nutrizionali, importantissima risorsa anche sul piano gastronomico, e lasciamo che di questo ci parli, come al solito, la nostra dottoressa nutrizionista Ilaria Vergallo. Il pesce è un alimento prezioso nella dieta mediterranea, questo perché al suo interno sono presenti degli elementi importantissimi, quali proteine ad alto valore biologico, molto più digeribili di quelle presenti ad esempio nella carne, ma anche proteine che contengono tutti gli aminoacidi essenziali. Non solo, sono presenti numerosi minerali e soprattutto grassi mono e poliinsaturi, tra cui gli omega 3. Il contenuto in grassi è quello più variabile, che dipende prettamente dalla tipologia di pesce. Infatti, in base al contenuto in grassi, i pesci si dividono in magri, semigrassi e grassi. I magri sono ad esempio l'orata, la sogliola, il merluzzo, che hanno un contenuto che non supera il 5%. Poi abbiamo i semigrassi come il dentice, il pesce persico, il pesce spada, che hanno un contenuto invece tra il 5 e il 10%. Oltre il 10% parliamo di pesci grassi, come ad esempio le aringhe, le anguille, il salmone e lo sgombro.
Nonostante il contenuto in grassi, soprattutto delle ultime, due tipologie di pesce, comunque non sono da escludere nella dieta, anzi, i loro grassi sono grassi per lo più polinsaturi, come gli omega 3, che apportano importanti benefici per il nostro organismo, soprattutto benefici che vengono attuati e si riscontrano soprattutto sul sistema cardiovascolare, in quanto sono in grado di abbassare il colesterolo cattivo e trigliceridi nel sangue, mentre sono in grado di favorire l'aumento del colesterolo buono. Molto interessanti sono gli studi che sono stati condotti sulla popolazione eschimese. Questa popolazione si nutre prevalentemente di pesce, quindi quella che potrebbe sembrare una dieta prevalentemente costituita da grassi animali, in realtà risulta una dieta particolarmente benefica proprio per l'elevato contenuto in omega 3. La popolazione eschimese presenta un basso rischio di sviluppare ipercolesterolemia e aterosclerosi. Inoltre, i grassi presenti nel pesce sono importanti perché migliorano l'assorbimento di vitamine liposolubili come la vitamina A e la vitamina D. I grassi, in particolare gli omega 3, sono risultati anche importantissimi per lo sviluppo fetale, per cui è consigliatissima l'assunzione di pesce durante l'allattamento e anche durante la gravidanza. I minerali presenti nel pesce sono soprattutto il fosforo, lo iodio, importante per la salute della ghiandola tiroidea, e il calcio, importante per evitare malattie delle ossa come l'osteoporosi. Il pesce risulta importante anche per chi è diabetico. Spesso anche diabetico si consiglia di non assumere grandi quantità di proteine per non sovraccaricare il fegato, ma non è tanto la quantità, ma tanto più la qualità delle proteine che andiamo ad assumere che va a incidere sul nostro fegato e sui reni. Infatti il pesce è da considerare una buona fonte proteica proprio in virtù del fatto che i grassi in esso contenuti migliorano il profilo lipidico del sangue del paziente e vanno a limitare la possibilità di avere complicanze a livello renale. Quindi solo benefici dall'assunzione di pesce, per cui è importante introdurre questo alimento con regolarità in una dieta sana e equilibrata. Abbiamo sentito le straordinarie qualità salutistiche del pesce, le sue straordinarie proprietà nutrizionali. Esamineremo dopo, verificheremo dopo anche quelle che sono le applicazioni di questo alimento in cucina. Proviamo adesso ad analizzare quelli che sono gli aspetti negativi del pesce, e parlando degli aspetti negativi o dei rischi potenziali che possono essere correlati all'assunzione di pesce, ricordo innanzitutto che alcuni tipi di pesce cosiddetto azzurro, e cioè fondamentalmente tonno, salmone, sardina, merluzzo, nasello, sgombro, possono essere, questi tipi di pesce possono essere infettati dall'anisakis, che è un nematode, cioè un piccolo parassita presente appunto come parassita intestinale del pesce, che infetta l'uomo quando questi tipi di pesce, eventualmente inquinato dal parassita, vengono assunti crudi o non completamente cotti, ovvero in salamoia. Ora, questi parassiti che fanno? I parassiti migrano dalle viscere del pesce alla sua carne, fondamentalmente tendono ad accumularsi soprattutto a livello delle pieghe muscolari del pesce, per cui se l'uomo dovesse assumere appunto pesce eventualmente infettato da questo nematode, naturalmente recupera in pieno il parassita, che come tale potrà generare appunto alcuni effetti avversi. Una volta ingerite dall'uomo, le larve del parassita possono impiantarsi sulla parete dell'apparato gastrointestinale, dallo stomaco fino all'intestino. In realtà, per difendersi dai succhi gastrici, il parassita praticamente si aggrappa, che è dotato di un gancio, di una struttura uncinata, si aggrappa alla parete dell'intestino con la quale ovviamente ha immediatamente a che fare, e aggrappandosi a questa parete, agganciandosi a questa parete, sostanzialmente può generare delle perforazioni con problematiche intestinali acute, ovvero anche croniche. C'è da dire che una proteina che è gastroresistente di questo parassita, che si chiama tropomiosina, può anche sensibilizzare l'organismo del soggetto infettato, ed in questo modo ed in questo caso, voglio dire, una volta che l'organismo umano sia stato sensibilizzato da questa proteina, ecco, quell'organismo umano potrà poi manifestare delle reazioni allergiche, che possono essere reazioni d'orticaria, reazioni tipo asmatico, oppure anche veri e propri shock anafilattici
anafilattici che saranno via via sempre più violenti nel caso in cui il soggetto dovesse ancora una volta impattare con pesce infettato appunto da questo parassita. Per questo si suggerisce, una volta fatta diagnosi di anisachiasi, di escludere per diverso tempo l'eventuale riassunzione di pesce crudo. Ma al di là dell'anisakis ci sono anche ulteriori criticità eventualmente correlate al pesce. Si tratta infatti di un alimento, e qui parlo del pesce in generale, che anche prescindendo da un'allergia che può non esserci nei suoi confronti, è in grado di evocare delle reazioni dette pseudoallergiche, che possono portare a veri e propri fenomeni d'orticaria, fenomeni d'angioedema, ma anche fenomeni d'asma. In ragione di quale fatto? Beh, il pesce è un alimento che contiene istamina o che comunque è in grado di determinare la liberazione nell'organismo appunto del soggetto consumatore, la liberazione di istamina. A questo proposito vorrei anche citare una sindrome, si chiama sindrome sgombroide, che è una sindrome particolare che può in qualche modo derivare dall'assunzione di alimenti che siano stracarichi appunto di istamina. L'istamina non è presente nel pesce, in questi pesci al momento della pesca, ma è formata nelle sue carni per decarbossilazione dell'aminoacido istidina mediante una reazione che viene catalizzata da un enzima specifico, si chiama istidina decarbossilasi, che si trova in alcune specie batteriche, reazione che non avviene se in ogni fase della filiera alimentare il pesce viene costantemente tenuto ad una temperatura inferiore a 4 gradi centigradi. Questa non è un'allergia al pesce, questa è un'intossicazione alimentare, perché non è l'organismo che produce istamina, ma è il pesce contaminato o comunque non adeguatamente tenuto che porta nell'organismo istamina. Questa assunzione di pesce contenente appunto grandi quantità di istamina può provocare delle reazioni che simulano una reazione allergica, ma che poi reazione allergica non è, per quanto il soggetto interessato nelle ore immediatamente successive al pasto possa manifestare rash cutanei, possa manifestare forme d'orticaria, possa manifestare angioedema, possa manifestare sintomi respiratori, addirittura un abbassamento immediato della pressione con vero e proprio shock ipovolemico. Quindi sono delle situazioni da tenere in considerazione. Per altri versi c'è anche da ricordare che in soggetti particolarmente allergici e soprattutto in fase acuta di allergia, il pesce dovrà essere consumato in quantità controllate, meglio se fresco, perché meno fresco è più istamina contiene, per quel che ho detto prima, in modo tale da evitare un sovraccarico di istamina e quindi evitare il potenziamento di una reazione allergica in corso. Ma lasciamo ora da parte gli aspetti negativi e vediamo quello che col pesce, col tonno in particolare, un bravo chef come la nostra Rosy Faggiano è in grado di fare in cucina. Benvenuti a Buon Pranzo con il Sorriso. Oggi prepariamo una ricetta di quelle veloci, gustose, a base di pesce e verdure. Andremo infatti a preparare delle linguine aromatizzate al limone con del tonno, delle zucchine, della menta, delle mandorle, dell'olio extravergine d'oliva e il profumo della mela verde. Se siete pronti, allacciamo i nodi e partiamo! Allora, questa ricetta è davvero velocissima e gli ingredienti richiedono una cottura proprio veloce, giusto un passaggio in pentola per mantecare la pasta. Infatti il nostro tonno è abbattuto, quindi possiamo mangiarlo anche semicrudo. E poiché l'acqua sta già bollendo, direi di andare a calare le nostre linguine al profumo di limone e nel frattempo ci dedichiamo alla preparazione del condimento. Allora, andiamo a tagliare la mela. Dobbiamo andare a preparare un pesto veloce di zucchine a crudo, mela verde che ci regalerà tutta la sua acidità. Inseriamo la menta, le lamelle di mandorla, l'olio. E il sale. Aggiungiamo ancora delle foglie di menta.
Abbiamo aggiunto un po' di acqua di cottura e ora andiamo ad aggiungere il limone spremuto. Non tantissimo perché abbiamo già la mela che dà acidità al piatto. E andiamo a frullare. Mettiamo un po' d'olio in padella, un dell'aglio, qualche lamella di mandorla. Andiamo a tagliare il nostro tonno. Passiamo le linguine al limone in pentola. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura. Finiamo di risottare in pentola con olio e aglio. Ricordiamoci di rimuovere l'aglio. Adesso andiamo a inserire la crema di zucchine. Si sente il profumo della menta e della mela verde, visto il profumo di limone della pasta. E a questo punto inseriamo il tonno. Il profumino c'è, adesso vado ad assaggiare questa linguina lunghissima e prendiamo un pezzo di tonno. Secondo voi com'è? È buonissima, che ve lo dico a fare, buona, 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 profumatissima, si sente il profumo del limone, il profumo della menta, quell'acidità della mela verde e poi queste linguine aromatizzate al limone sono davvero buone. Il tonno è squisito, quindi provate a rifarla e mi fate sapere com'è. Andiamo ad impiattare! A prendere il tonno. Adesso aggiungiamo della mela verde con la sua scorza, scorza del limone, delle lamelle di mandorla e dell'olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo qualche fiorellino estivo. Una fogliolina di menta. Il nostro piatto è pronto, linguine aromatizzate al limone con un pesto di zucchine, mela verde, mandorle, limone e olio extravergine d'oliva. Non mi resta che augurarvi buon pranzo con il sorriso e ricordarvi che a tavola torna sempre buon umore. Arrivederci alla prossima ricetta insieme!